Allora, sora Anna Maria Gervasoni, tu sei nativa di Vimercate, certo. in provincia di Milano. Qual è il contratto missionario che hai fatto tu, ecco, con le figlie di Maria Ausiliatrice? Guarda, io sin dall'inizio ho chiesto di andare in missione, anche perché come ragazza, ecco, ho avuto delle esperienze missionarie in Africa. Ma le mie sorelle mi hanno detto: guarda, senz'altro ci andrai, ma tu aspetta, aspetta un momentino. Non ho aspettato moltissimo, eh? Dopo 5 anni mi hanno mandato in missione, prima in Papua Nuova Guinea e adesso qui alle Isole Salomone. Un'esperienza fantastica, ecco. Ho detto cose che sono ovvie nel contratto missionario, come per esempio mi è capitato la prima volta che sono andata in oratorio in Papua Nuova Guinea. Ero con degli animatori locali, scesa dal pulmino con questi ragazzi, pieno di bambini intorno, tutti i bambini sono scappati. E io ho chiesto: ma cosa è successo? E non preoccuparti, suora, è perché sai, qui i bambini sono timidi, tu sei e sei alta, e è la prima volta che ti vedono, e allora scappano. E io ho detto: ma come? Io, una suora salesiana, faccio scappare i bambini? Non è possibile, non esiste. Non c'è stato verso, quella domenica lì non c'è stato verso di avvicinare un bambino. Tutta la settimana pensavo e ripensavo: devo fare qualcosa, assolutamente devo fare qualcosa. Una suora salesiana non può andare avanti così. E allora mi è venuta l'ispirazione. La domenica dopo ci ho riprovato. Ho messo la mia arma segreta nella borsa, saltata sul pulmino. Gli animatori mi dicono: ah, suora, ci riprovi? Certo, ho la mia arma segreta nella borsa. Mi guardano e fa: ah, le caramelle. Gli faccio: no, ma è qualcosa di dolce. Arrivata in oratorio, solita scena. Scendo dal pulmino, tutti i bambini scappano. Io, imperterrita, mi siedo in un angolo e dalla borsa estraggo il flauto dolce e mi metto a spifferare, a suonare. Ecco, piano piano, una alla volta, i bambini sono venuti ad ascoltare. Ora della fine avevo intorno a me tutti i bambini. Poi, siccome avevo portato altri flauti, li ho dati a loro, così anche loro hanno suonato un po'. Ecco, così rotto il ghiaccio. Da quel momento lì tutto è andato liscio. Anche tu sei particolarmente impegnata a mettere insieme le donne e a portare avanti con loro un itinerario, un pezzo di strada per la loro promozione nella vita, nella società, in famiglia. Sì, infatti, noi più che le donne ci occupiamo delle ragazze tra i 16 e i 20, i 25 anni, ecco. Sono quelle più penalizzate perché, non essendo ancora sposate, sono proprio nessuno e niente e sono semplicemente le schiave della casa, ecco. La prima cosa a cui puntiamo è l'educazione scolastica, ecco, proprio quella formale scolastica, perché il livello, praticamente circa il 20% della popolazione femminile è alfabetizzata, il resto zero, 20% è niente praticamente. Quindi puntiamo prima di tutto sul livello proprio di educazione scolastica. E poi all'interno di questo ovviamente ci sono tanti altri progetti, come per esempio tu parlavi dei fiori, ecco, questa addirittura è stata proprio una scoperta recente, noi non abbiamo proprio mai pensato a una cosa del genere, ma no, tante volte davvero il Signore, lo Spirito Santo viene con delle sorprese incredibili. Praticamente noi cosa abbiamo fatto? Noi per rendere bello il nostro giardino, no? Dove abbiamo la nostra casa e la casa delle ragazze, piantavamo fiori, no? Ovviamente, poi i fiori tropicali qui sono fantastici. E è capitato che l'anno scorso una signora, una floricoltrice della Papua Nuova Guinea, è venuta a stare una settimana qui da noi. E guardando i fiori e vedendo, no, che appunto noi lavoriamo con le ragazze, ci ha dato questa idea: ma perché non insegnate alle ragazze, non fate proprio una piantagione di fiori tropicali, perché è un business, no? Nel senso che qui in città, ad Oniara, i fiori sono molto richiesti, perché negli alberghi, negli hotel, ma anche negli uffici pubblici come le banche, addirittura dove si paga la bolletta della luce, ecco.
ci sono, mettono le composizioni floreali e queste composizioni floreali sono fatte dalle donne dei villaggi intorno, che coltivano i fiori, preparano le composizioni floreali e le vendono in città. E quindi pensavamo, no? Insegniamo anche le nostre ragazze, no? Che loro, quando tornano nei loro villaggi, possono iniziare un loro piccolo business. Come riesci a convincere che si può cambiare nella vita e infondere speranza alle ragazze che voi accogliete ogni giorno? Fondamentalmente c'è nell'animo, già nel loro animo, questo desiderio, questo grosso desiderio di cambiare. Quindi noi diamo voce, diamo una forma a questo desiderio, perché no, specialmente per le ragazze si sono proprio bloccate dalla società, la famiglia stessa non dà nessuno spazio anche di parlare alla ragazza in casa, quindi noi diamo questa, diciamo, una forma a questo grande desiderio che hanno dentro.